E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Io sono Red Simon e sono il creatore del canale della produzione Devil. E niente, oggi sono qui per presentarvi la seconda parte della mia collezione di DVD di Dario Argento. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno. Non lo so se tutte le settimane, perché come vedete già questo video è in ritardo, perché essendo a scuola faccio un po' fatica a montare, a fare i video proprio tempo materiale, visto anche le cose da studiare, quindi vedrò, magari escono due video, tre al mese, quindi una settimana un video sì, una settimana un video no, oppure se riesco anche tutte le settimane, devo vedere al carico di compiti che avrò. Niente, adesso non perdiamo altro tempo e continuiamo con il video di due settimane fa, molto bene perché l'ho spezzato in due, quindi è già pronto. Questa trilogia adesso andiamo in ordine di date e abbiamo Tenebre, che ho. Beh, Tenebre mi è piaciuto, non c'è niente da dire. Il finale ti spiazza completamente, perché ti spiazza proprio, cioè rimani lì a bocca aperta, mamma mia, dici no, cioè l'assassino è incapibile, ma incapibile, incapibilissimo veramente. Mi è veramente piaciuto. Uno dei film che tendo a rivedere più spesso, ovviamente dopo Suspiri e Profondo Rosso, veramente è fatto bene. Non dico altro, edizione DVD standard, è trasparente, questo non mi piace più di tanto, ma vabbè, almeno dentro c'è sto libretto qui, che adesso andiamo a vedere. Ah, niente, non c'è dentro niente. Io avrei preferito forse che questo fosse stampato qui dietro, forse se lo metto qui è un po' più bello, però vabbè. Film bellissimo, edizione DVD discreta, fatta abbastanza bene. Secondo me questo film è fatto veramente bene, qui Dario Argento era proprio nel culmine della sua carriera e faceva dei film molto belli. Fenomena, dove sei? A destra o a sinistra? Nel 1985 è uscito Fenomena, che io ho in questa versione dei maestri della paura, dell'edicola. Vabbè, adesso io vi spiego perché ho preso questa edizione. Perché mi hanno dato questo DVD insieme a questo DVD, insieme a questo DVD, insieme a questo DVD, insieme a questo DVD, a 10 euro. Allora io ho detto benissimo, li compro, perché ho detto un'occasione del genere non c'è più, cioè 5 DVD a 10 euro è una cosa fuori dal normale. Quindi visto che il film comunque è dentro, è veramente fantastico come cosa, un film bello, mi è piaciuto. È proprio qui già con la presenza di attori molto famosi, così. Veramente uno dei film più belli di tutti di Dario Argento. Questo film è il preferito di mio papà e non posso dargli torto, fatto veramente bene. È un film che tendo a riguardare molto spesso e anche qui c'è sempre quel senso di panico, così. Di questo film ho anche il poster originale, ok, appeso lì, l'ho pagato l'ira di Dio, però volevo avere il poster originale. Ho anche il poster originale di Suspiria, poi di Suspiria ho anche quest'altro poster qui gigante qui a lato e niente, ho molti poster. Poi ne ho uno di Profondo Rosso che però è una ristampa, comunque ce l'ho, non è appeso, ma sono tutti da qualche parte in questi armadi. Veramente bello, Fenomena, bellissimo, contenuti extra, vabbè. Qui dentro è così, non c'è niente di particolare. Secondo me c'era anche un librettino, ma se lo sono presi quelli lì che mi hanno venduto il DVD, visto che l'ho preso una bancarella del cavolo. Però l'importante è avere il film da mettere nella mia collezione. Veramente uno dei più belli di tutti. Mi piace tantissimo. Poi, Opera. Sparito, eccolo,
Opera è il secondo DVD che ho in questa versione che mi è stato dato per 10 euro insieme agli altri, sempre di Dario ovviamente, quindi ve li farò vedere tutti. Bello, mi è piaciuto qui Dario Argento, quindi era ancora nel culmine della sua carriera, è uno dei più belli, anche se non è uno che rivedo spessissimo, sempre però in pieno stile Dario Argento, quindi alta tensione, assassino. Non capibile anche se qui uno ci può arrivare, veramente fatto bene, mi è piaciuto. Dentro, vedi, dentro qui c'è il libretto di Opera. Quindi niente, veramente un bel film, veramente, veramente un bel film, mi è piaciuto tantissimo. Dario Argento fa dei film veramente belli, non c'è niente da dire, ce ne sono pochi che non mi sono piaciuti. Trauma, 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 trauma cranico. Ce l'ho trauma, no? Trauma, ecco, Trauma è un film veramente bello che ho ancora in questa edizione dei Maestri della Paura e fatto bene. Qui l'assassino è incapibilissimo, è proprio l'ultima persona che tu pensi possa essere l'assassino, anche se Tenebrae è peggio secondo me, ma questo è molto bello. Asia Argento, uno dei primi film di Asia Argento, la figlia di Dario Argento. Bello, 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 mi piace tantissimo. A me è piaciuto, non c'è niente da dire. Sempre il solito stile Dario Argento, quindi omicidi molto cruenti, tensione e panico in tutto il film. Non è uno di quelli che rivedo proprio spesso spesso, però merita di essere visto almeno una volta nella vita, anche se io l'ho visto più di una volta comunque, perché tendo a rivedere molto questi film quando voglio avere un attimo di terrore. Quando invece voglio godermi proprio un bel film, guardo quelli della Hammer perché secondo me sono stupendi. La sindrome di Stendhal che non ho, eh sì, l'unico che non ho. Quindi la sindrome di Stendhal non ce l'ho, ma non è che non ce l'ho perché non ce l'ho, non ce l'ho perché l'ho visto e mi ha fatto abbastanza schifo. L'ho preso in prestito in una biblioteca che vendeva anche i DVD, ce l'avevano, l'ho preso e mi ha fatto abbastanza schifo. Non è male, però qui Dario Argento cominciava il decadimento. Sì, dai, non è male, io ve lo dico, non è male, però, boh, sindrome di Stendhal non mi è piaciuto più di tanto. Il fantasma dell'opera. Il fantasma dell'opera è questo. Bah, non è malissimo. Non è malissimo. Mi è piaciuto. Però già qui Dario Argento stava decadendo già da questi film. Mi è piaciuto anche se non è uno di quelli che mi riguarderei più spesso, perché qui Dario stava cadendo un po' di idee, stava invecchiando e tutto, e già questi film fanno capire che i suoi momenti, diciamo, di successo stavano crollando, diciamo. Lui è sempre il regista più famoso dei film horror, uno dei primi che ti viene in mente quando dici film horror, soprattutto negli italiani, proprio perché Dario Argento è italiano. Ma questo film già stava facendo capire che la sua carriera stava decadendo, diciamo. Dai, contenuti extra molti. Questa edizione è comunque dei Maestri della Paura, ma credo di non averla presa in quel mercatino lì. Credo di averla presa però ancora in un negozio di usato. Non molti è di Dario Argento con questa versione. Ma non mi trovo male proprio perché costano poco e alla fine il film è dentro e si vede alla perfezione. Non ho sonno, non ho sonno, non ho sonno, non ho sonno, sempre nella solita versione. Ma non è male. Dico la verità, non è male. Sì, dai, non è fatto male, ha delle cose molto innovative, delle cose molto belle, anche se come ho già detto qui Dario Argento stava un po' decadendo, fatto però molto bene. Questo forse sicuramente è più bello della sindrome di Stendhal e del fantasma dell'opera, forse perché è ritornato un po' più sul suo stile, così, però è fatto veramente bene, mi è piaciuto, anche se non è uno dei più belli, così. Però ha parecchi colpi di scena questo, ha parecchi colpi di scena. Veramente, veramente bello. Ovviamente non ha così tanti colpi di scena come in Profondo Rosso, come in Tenebre, che ne so, come in Fenomena, però è fatto veramente bene. Però un po' che non me lo rivedo questo, quindi non so dirvi tutti i dettagli. Edizione DVD, solita edizione, libretto non c'è.
contenuti extra speciali non lo so, non credo che sia in italiano, questa è una cosa buona, trailer, filmografie, note biografiche e menu animati, vabbè non sono contenuti extra così buoni, però sono dei contenuti extra almeno. Dopo questo c'è il cartaio. A me sinceramente il cartaio è piaciuto. Cioè è un po' fuori genere di Dario, cioè non aveva mai fatto questa cosa così, però secondo me iniziavano i primi computer, le prime cose, allora ha fatto questa cosa che secondo me è molto azzeccata. Fatto molto bene, tantissimi colpi di scena, veramente fatto bene, mi è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo, non c'è niente da dire. Forse perché io sono un amante delle carte così, a me piace giocare a carte, ma non solo, fare anche magie con le carte, però niente, questo film mi è piaciuto, veramente veramente bello, lo devo rivedere questo, fatto proprio bene, molti colpi di scena. Dopo questo film però Dario ha cominciato il decadimento. Dopo questo film io non ne ho più, ok, non ne ho più, ma li ho visti, per averli visti io li ho visti. E vi dico già che giallo è ancora accettabile, ma Dracula 3D, cioè io non pensavo che Dario potesse fare Dracula, diciamo, cioè Dracula non è nello stile di Dario e non è uscito bene secondo me. Non è male, però secondo me dopo il cartaio viene la terza madre, che vi ho già fatto vedere, avete visto che la terza madre secondo me fa schifissimo. Dopo giallo che ma dopo c'è Dracula 3D che è il decadimento più totale, decadimento. Boh, forse perché sono abituato ai Dracula con Peter Cushing, con Christopher Lee, oppure i Dracula in cui c'era Bela Lugosi del 31, che ho comunque lì nella mia collezione e vi farò vedere, ma boh, questo film non mi è piaciuto più di tanto. Dracula 3D io non ce l'ho, non ho questa edizione DVD, ma non mi è proprio piaciuto, diciamoci la verità. Quindi diciamo che i film più belli secondo me di Dario Argento sono Fenomena, Suspiria e Profondo Rosso, poi vai a Tenebre è bellissimo, Trauma, Opera, e dopo vabbè la Sindrome di Stendhal e Il Fantasma dell'Opera, che sono boh, che non sono tanto belli, non sono proprio pieno mio stile. Poi vabbè Il Cartaio è molto bello, mi è piaciuto quello, e poi vabbè poi Il Decadimento. Io adesso mi metterò a registrare le riprese dei DVD e niente, prossimo appuntamento DVD della saga dell'Evocazione. Qui siamo nei tempi già più moderni, Saga dell'Evocazione lo faccio perché lunedì mi arriva La Llorona, Le Lacrime del Mare in Blu-ray, che è l'ultimo uscito in DVD. Poi dopo c'è Annabelle 3 che uscirà credo a ottobre. E niente, aspettate un secondo. Ma che? Prossimo appuntamento, la saga dell'Evocazione, lo faccio perché adesso mi arriverà La Llorona, Le Lacrime del Male in Blu-ray, non mi ricordo quando, credo lunedì, ma sai che i corrieri fanno un po' di ritardo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, io ho ancora un bel po' di DVD da farvi vedere, e niente, arrivederci al prossimo video!